I cavalli sono in partenza. Partiti. Per nulla si trova in vantaggio allo steccato, ma presto viene scavalcata da Karashi, che assume il comando davanti a Diablo Rosho, che ha all'esterno Zirakpur. Poi in quarta posizione si è sistemato per nulla per linee interne con Monza City al largo, quindi più indietro ancora Bessie dei Griff con in coda Farujà. Gruppo allungato lungo l'arco della curva con Karashi deciso leader nei confronti di Zirakpur. In terza posizione Diablo Rosho, su per nulla Monza City, Bessie dei Griff e Farujà. In tale ordine i concorrenti affrontano la dirittura di arrivo con Karaki deciso leader, Zirakpur al suo inseguimento all'esterno. A qualche lunghezza insegue Diablo Rosho, che lascia ancora più indietro Monza City con per nulla e Farujà per linee interne e Bessie dei Griff a centropista. Siamo a 400 dal palo con Karashi che sta allungando allo steccato nei confronti di Zirakpur e Diablo Rosho. Più indietro Monza City, a largo di tutti Bessie dei Griff. Siamo a 150 dal palo con Karashi che lungo lo steccato si sta difendendo dall'attacco di Zirakpur, che ci prova fino in fondo, ma Karashi si impone nei confronti di Zirakpur. Al terzo posto Monza City su per nulla. A sorpresa affermazione di Karashi, numero 4 dello schieramento Alessio Sarta in sella, che in testa da un capo all'altro si è difeso fin sul palo dagli attacchi del numero 7 Zirakpur. Quindi 4-7-2 il probabile e ufficioso arrivo di questa sesta ed ultima corsa da Agnano. È tutto per oggi, a risentirci giovedì prossimo con il convegno di galoppo.